Cari fratelli, care sorelle, è ancora viva nel cuore la gioia della festa dell'Assunzione di Maria al cielo nel nostro cuore oggi. In questi giorni trascorsi, mantenendo il cuore unito al suo cuore di regina, di sposa e di madre, affinché ognuno di noi possa continuare a vivere l'unione santa con Maria, vedendo in Maria la regina e quindi madre del re, e vedendo in Maria quella madre che non rimane assisa sul trono, distaccata e lontana dai suoi figli, ma che prende per mano ogni figlio, che vuole prendere la sua mano per continuare il cammino di santità e approdare alla meta finale, che è il cuore del Padre, che è Cristo Signore. Ecco la sposa dello Spirito Santo, che, tabernacolo dello Spirito Santo, è rimasta unita allo Spirito Santo per sempre. Ecco che ella, ripiena dello Spirito Santo, è colei che contiene la dottrina, che è Cristo, innata in Maria la dottrina. Ecco la pagina del Vangelo oggi ascoltata, dove tanti si meravigliavano di quell'uomo, della sua dottrina. Da dove ti viene questa dottrina? Tu che non hai studiato alla nostra scuola. Quegli uomini non avevano compreso né l'uomo né la donna che lo aveva generato. Colei che ricolma dello Spirito Santo lo aveva istruito, lo aveva preparato per la sua missione. Ecco l'intreccio d'amore e l'intreccio di spirito che vi è tra la madre e il figlio, tra il figlio e la madre. Coloro che ripieni di spirito, ricolmi dello Spirito Santo, hanno potuto vedere nel figlio e nella madre l'opera di Dio, non si sono stupiti di quell'uomo che non era compreso né dai suoi familiari e né da coloro che gli erano vicini, perché vedevano in lui soltanto la sua parte umana e non riuscivano a comprendere la sua natura divina. Ma coloro che, rinati dall'alto, coloro che si sono lasciati rinnovare dall'azione dello Spirito Santo, lo hanno riconosciuto, lo hanno seguito. E si sono salvati. Ecco, Maria, nostro esempio, nostro tutto. Ed ecco quest'altra Maria, Maria Giuseppina Norcia, colei che per tutti quanti noi è madre spirituale, colei che non ha disdegnato di prendere la nostra mano per poterci accompagnare e condurre a vivere Cristo, la dottrina fatta persona. Ecco che da questa terra d'amore il Padre nuovamente ha dato un nuovo impulso al mistero della salvezza, facendo sì che suo figlio potesse scendere nuovamente dal cielo per essere accolto e contenuto nel cuoricino di questa donna che, ripiena dello spirito che proviene dal cielo, è cresciuta e lo ha fatto crescere nel cuore di tanti, che ora con ancor maggior consapevolezza lo vivono e lo seguono, riconoscendo quello spirito di verità che dovrà portare tutti quanti alla salvezza, alla vita eterna. Ecco la dottrina che questa Chiesa vuole nuovamente portare al mondo intero, cercando di smarcarsi da una legge antiquata che ha appesantito tanti, vivendo il cristianesimo nella totalità, ma volendo rinnovare nella totalità ciò che proviene dal Padre per mantenere vivo il suo insegnamento, allontanando invece ciò che è stato aggiunto dagli uomini. Una dottrina che è divenuta pesante per tanti,
che non riescono più a vivere la leggerezza di una fede autentica e bella, che è divenuta per tanti insopportabile. Ecco allora l'opera di Dio. Maria, l'opera più bella, colei che ci ha preso per mano per poterci portare a rivivere nuovamente la dottrina, Cristo. Ed ecco questa donna che ha incarnato alla perfezione le sue virtù, che ci ha ridonato quella leggerezza, quella libertà e quella voglia di rimettere nuovamente Cristo al centro, come unico bene primario. Ecco, questo segno di unione tra il vecchio e il nuovo cristianesimo, colei che ha portato tutti, per volontà del Padre, a vivere questo mistero di salvezza per poter accogliere il compimento finale. Ecco che chi in questo tempo vuole vivere veramente il cristianesimo rinnovato per poter arrivare fino in fondo al compimento della volontà del Padre è chiamato ad abbracciare questa novità, a farla propria e poterla vivere in quella quotidianità viva nella quale il Padre si fa presente, per poter accompagnare ogni figlio e vivere ogni giorno in quell'ordine santo che Egli aveva stabilito. Ecco che al primo posto c'è Dio, centro di tutto, che in Cristo si manifesta. Ecco quindi la famiglia voluta da Dio, perché non è bene che l'uomo sia solo, disse il Padre quando costituì il primo uomo, ed ecco l'unione dell'uomo con la donna, in quell'invito ad essere fecondi e a moltiplicarsi, in quell'unione santa tra uomo e donna, che diviene famiglia nel sacramento che si celebra, così come anche ieri in questa chiesa è stato celebrato questo sacramento, così come è stato celebrato anche il sacramento del battesimo, con il quale, mediante il quale si diventa figli, e così poter vivere la santità, con anche quella parte che riguarda il lavoro che è necessario per poter sostentarsi e sostentare la famiglia. Ecco che in questa semplicità e in questo giusto e santo ordine nulla diviene pesante, ma la religione torna ad essere centro della vita di ogni uomo, di ogni donna, di ogni famiglia, in quella leggerezza dove quell'armonia diventa totale, tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra fratelli, dove si vive quella fratellanza da sempre desiderata dal Padre, che Gesù ha voluto portarci in quel suo comandamento, comandamento dell'amore, dove si deve amare Dio e si deve amare il prossimo, il fratello, la sorella. Ecco l'ordine santo che questa Chiesa, con semplicità, ma con autenticità, vuole perseguire, seguendo l'esempio di colei che il Padre ha scelto tra tutte le donne di questo tempo per dare questa nuova ripartenza al compimento di salvezza, che qui sarà portato a termine. Ecco la sua docilità e la sua obbedienza al volere del Padre. Riecheggiano le parole che Gesù le ha rivelato e che ora tutti quanti dobbiamo cercare di incarnare per poter comprendere il suo percorso che deve diventare il nostro. Le disse Gesù: non mettete in dubbio la realtà di questo luogo. Se ho scelto Giuseppina a capo di questo mistero è per far capire al mondo che non mi servono né dotti né uomini di scienza. Imparate da essa l'esempio di modestia, di umiltà e di rettitudine. Chi vuole vivere la vera dottrina deve imparare da questa donna che si è lasciata ricolmare dello Spirito di Dio, aprendo il suo cuoricino puro e santo, e che si è lasciata usare come strumento santo nelle mani del Creatore, senza mai obiettare,
fai di me quel che piace a te. Ecco che Dio in lei ha potuto tutto. Ecco perché anche coloro che si ritengono sapienti, eminenti, dotti, anche e soprattutto delle cose di Dio, devono imparare da Maria, da colei che ha incarnato le sue virtù, dai piccoli, per poter divenire docili e poter usare questa scienza al servizio di Dio, per non commettere l'errore che hanno commesso nel tempo tanti uomini che si ritenevano dotti delle cose di Dio, ma che hanno fatto tutto fuorché fare la volontà di Dio. Così come Gesù era accusato da quei farisei di trasgredire la legge, soltanto perché aveva guarito e sanato un uomo in giorno di sabato, che nessuno aiutava a scendere in quella piscina per poter guarire, perché l'egoismo tra quegli uomini che si ritenevano dotti e detentori della legge era totale. Gesù si è chinato su quell'uomo, lo ha guarito e a motivo di ciò è stato accusato di aver trasgredito la legge. E con poche parole ha messo in evidenza l'ipocrisia di quegli uomini. Voi che circoncidete un membro per poterlo sanare e guarire, volendo e dicendo di rispettare la legge di Mosè, o meglio ancora, dice Gesù, dei patriarchi, perché da Abramo è iniziato quel gesto, ora mi accusate per aver guarito un intero corpo, non solo un membro. Ecco l'ipocrisia, che ora ritorna in tanti che puntano il dito contro questa Chiesa, colpevole di aver rimesso al centro l'unica dottrina che salva, Cristo, per aver denunciato un tentativo da parte di tanti di voler non mettere più Cristo al centro, ma di volerlo unire e quindi sminuire rispetto a tante altre filosofie religiose che non sono in comunione con il cuore del Padre. Per aver denunciato questo tentativo che è in corso. Ecco le accuse, ecco gli attacchi, ecco l'ipocrisia del potere, di chi dice di voler rispettare la legge, interpretando in realtà la legge a proprio uso e consumo, per i propri interessi. Non una legge uguale per tutti, ma più uguale per qualcuno e meno uguale per altri. Ecco che seguendo l'insegnamento di Gesù mai si sbaglierà. Seguendo l'esempio di colei che ha incarnato le virtù di Maria mai si sbaglierà. Ecco la sua umiltà, la sua obbedienza, la sua purezza, la sua rettitudine. Questo vorrei dire anche a tanti che si sono legati alla tradizione per cercare di rimanere cristiani. Siate umili, siate obbedienti al volere del Padre, siate retti, per poter essere puri e seguire il suo esempio e il suo insegnamento. Non pretendete voi di dettare l'agenda al Padre di come rinnovare la sua Chiesa. Seguite l'azione dello Spirito, qui sceso per accompagnare tutti a vincere, a far sì che la religione vera possa tornare a vincere nel cuore di tutti. Ecco l'esempio che Maria ci dona e che questa donna, unita al suo cuore, ci ha donato. Seguendo il loro esempio, nulla ci mancherà e tutto si potrà compiere in quella leggerezza che il Padre ha sempre voluto donare ai suoi figli. Ecco, il mio voler ringraziare Maria, questa Maria, per averci donato il suo esempio. A lei il mio ringraziamento. Il ringraziamento di tutti coloro che si riconoscono suoi figli nella fede, in questa fede rinnovata. Grazie a lei abbiamo ancor di più potuto amare Maria Santissima e ancor di più Gesù, sceso qui in questa terra d'amore per poter vincere insieme. Ecco la mia chiamata, la chiamata di questi fratelli, dei ministri della Chiesa e di tutti voi, cari fedeli, chiamati a riportare al centro questo amore. Il mio ringraziamento a tutti voi per l'affetto che mi avete dimostrato anche in questi giorni. Tutto per Maria,
tutto per te, Madre Santa, per il trionfo del tuo cuore immacolato, affinché, potendoci rifugiare nel tuo cuore, tutti quanti possiamo trovare quel riparo e quell'approdo sicuro che ci fa con orgoglio camminare a testa alta per poter giungere a quella meta che il Padre qui ha tracciato e poter portare tutti coloro che si affidano a Maria e a Cristo alla salvezza, in Maria, con Maria e per Maria. E così sia.